Buongiorno a tutti, in questo video parleremo di candele giapponesi, grafici lineari, grafici a barre e come si leggono questi grafici. Quindi questa, diciamo, brevissima lezione riguardante le candele è inserita nella playlist del trading sul Forex per principianti che si può trovare appunto sul canale ed è dedicata a chi si avvicina a questo mondo. Partiamo dal grafico di una coppia di valute, ma va bene qualsiasi altro asset, non cambia nulla. Ho messo un grafico settimanale, ma potrei mettere qualsiasi tipo di time frame, di tempo grafico. Sappiamo che se è un settimanale, ogni candela rappresenta una settimana, se è sul giornaliero un giorno, se è sul mensile un mese. Quello che voglio mostrarvi è come si forma, come si legge una candela verde e una candela rossa. Allora, la candela verde e la candela rossa non differiscono mai per massimo e minimo. Quindi il minimo è qui, il massimo è qui per una candela verde e il minimo è qui e il massimo è qui anche per una candela rossa. Quindi anche qui il minimo è qui, il massimo è qui, il minimo è qui e il massimo è qui. Il minimo e massimo di cosa? Delle contrattazioni di quella settimana. Ok? Detto questo, però, la differenza si ha sull'apertura e chiusura di queste candele. La verde ha apertura qui e chiusura qui. La rossa ha apertura qui e chiusura qui. Quindi che cosa differisce? La verde, essendo una candela che rappresenta una settimana di rialzo, avrà la open, l'apertura, sempre minore della sua chiusura. Mentre la candela ribassista rossa, che apre qui, open, qui sarà sempre maggiore della sua close, perché ovviamente se c'è un prezzo che da qui vale 100, facciamo esempio, e va a 90, vuol dire che il prezzo di quell'asset ha diminuito il suo valore, quindi l'open è maggiore della close. Cosa differente, quindi completamente contraria, è una candela verde dove magari qua partiamo da 100. Finita la settimana, il prezzo di quell'asset vale 110 e quindi la open, eccola qua, è sempre minore della close perché il prezzo di quell'asset è aumentato di valore. Ok? Questo quindi ci permette di leggere in maniera molto chiara le candele giapponesi e quindi i grafici, no? Vediamo quindi che chi fa il trading ormai in modo così da tempo, quindi è un esperto del trading, leggendo un grafico qui ad occhio nudo riesce a capire quali sono state le dinamiche dei prezzi e questo ci dà il grafico a bar a candele giapponesi. Poi ci sono altri tipi di grafici che utilizzano il trader, c'è il grafico a barre che si può vedere qui, anche detto high low open close, che è molto più, come dire, criptico sembra, ma in realtà è molto simile, cioè ci indica anche qui i massimi, i massimi, guardate qua, i massimi e i minimi, sempre massimi e minimi, solo che questa volta vedete c'è una piccola barretta che sta da una parte e dall'altra. Quando la barretta è a sinistra, come in questo caso, rappresenta la open. E quando la berretta è a destra rappresenta la close. Quindi se qua abbiamo l'open che è maggiore della close, significa che il prezzo è andato giù come prima. Se invece la barretta, eccola qua, sempre uguale a sinistra rappresenta la open, quindi eccola qui, open, è minore della close che è sopra, eccola qui, significa che il prezzo è salito. Quindi non cambia nulla. Nel tempo si è sempre più utilizzato le grafici a candele giapponesi perché sono più così ad occhio nudo, no? Sono più si nota più facilmente quella che è la dinamica di quella giornata e di quell'asset. Magari il grafico a barre io ogni tanto lo utilizzo perché ci permette, vedete, nei suoi massimi e nei minimi, avendo questi segmenti molto chiari, di capire esattamente quali sono i punti di massimo e minimo importante che io poi chiamo massimi e minimi di swing. Ma questo non è il topic di oggi ed è un qualcosa di più avanzato. Mentre per finire c'è il grafico lineare, l'avrete visto sicuramente o anche a montagna, è molto simile, però diciamo che il lineare è quello più conosciuto, che prende invece, quindi non ci dà una chiara, diciamo, e trasparente lettura dei dati, ma ci dice solamente magari qual è la tendenza di quel mercato e si costruisce sulle close
del prezzo, non sui minimi e massimi, tanti pensano siano i massimi, no, sulle close, da qui si creano le linee sui prezzi di chiusura. Ok? Quindi possiamo vedere nei prezzi di chiusura, che infatti sono anche molto importanti, quello che avviene sul grafico. Questo spesso, no, se chi magari non conosce bene il trading, non ha mai guardato grafici di trading, spesso magari guardando un telegiornale vedete quando parlano di borsa, no, questi tipi di grafici, oppure quando vedete quelle pubblicità, no, tra Bloomberg, Reuters e tutte queste piattaforme, vedete magari qualcosa di questo tipo, o magari il grafico a montagna che è molto simile, come potete vedere magari lo vedete tipo con scusate, con un blu magari, eccolo qua, più scuro, no? E vedete, ma è la stessa identica cosa, solo che colora la parte più sotto del grafico. Poi io ovviamente, come moltissimi trader, utilizzo principalmente le candele perché appunto mi danno una visione più chiara. Io spero di essere stato così, di essere stato chiaro nella mia trasmissione del messaggio. Vi auguro una buona continuazione, un buon trading simple, e continuate a seguire la playlist del trading sul Forex per principianti del canale YouTube, perché può darvi sicuramente delle lezioni interessanti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo.